di molti argomenti. Il nostro pianeta, bambini, coppie gioiose. Tutto questo insieme a ospiti eccezionali. Stanno per arrivare Edoardo Vianello, Pier Cortese, Francesco Pannofino e loro Gigi e Ross. Microfono di Ross. Poi mettetelo là il microfono, adesso guardate con che garbo, con che gentilezza. Benvenuti, grazie, benvenuti, grazie. Che gioia. Che piacere essere qui con voi, grazie, grazie mille. Ma quante contento. Cose siete voi due? Conduttori. No, beh, oddio. No, oddio. So, comici. Beh, oddio. No, vabbè, comici. Facciamo ridere, va. Attori. No, no. Autori adesso. Ma diciamo che noi dobbiamo essere umili, ma il pubblico deve dire sì, è così, sì, sono bravissimi. Di più, di più, no, di più. No, 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 insomma. No. È pubblico pagato, però lo pago io, perché ovvio. No, no, quando voglio io fanno queste, pagandolo io. È giusto, è giusto. Vabbè, comunque loro adesso sono addirittura qua come autori, autori di un libro. No, è un parolone, ideatori. Ideatori, ideatori. Però un libro importante perché parla di un problema serio, che è quello dell'ambiente, perché è un libro che è in... Si è ambientato nelle tal sider di Bagnoli. Si chiama La maledizione dell'acciaio. Ne parleremo. Sì, ma ci racconterete tanto di questo libro. Sì. Però parliamo proprio di questo, no? Di salvare il nostro pianeta. E noi con che possiamo? Parleremo, perché voi siete dei padrini di una storia che è molto interessante, di un uomo che sta salvando il mondo. È bella questa, così. Ah, abbiamo Superman qua che viene da te. Ma voi di supereroi ormai ve ne intendete, quindi. Però mi avete chiamato? Eccolo. Prima di fare... Si sta trasformando, aspetta. Mi piacerebbe fare con voi un quiz. Aia. Sì. Cultura generale, no. Aspetta, senti la musica, questa. Questa è la musica da quiz. Ah, sì? Sì, non lo sapevo. Questa è la prima volta che... Un po' inquietante, è uno di quei quiz moderni, inquietanti. Allora, facciamo le domande. Vai. Le domande. No, metto le cuffie. Aspetta, sì. Allora, mettete le cuffie, ci siete. Perfetto, scusate, le mie domande sono qui. Ma no, guarda, le ho portate qua. Ah, ce l'avevo nella tua tasca. Una volta, i professionisti. Vai. Allora, avete mai fatto questo quiz, ragazzi? No, la prima volta. Proviamo a sperimentarlo con voi. Non voglio guardare. Noi mettiamo anche questa musica. Allora, vai. Qual è l'unico alimento prodotto da un animale che per gli uomini è subito commestibile? Subito. Vai. Il miele. Vabbè, la sapeva, la sapeva. Volevo fare una... Hai letto. Un campanello di congiunzione. Va bene, chi fa il miele? L'ape! Ma chi siete voi due? L'ape regina, io! Vabbè, però, adesso questa è la domanda vera. Ecco, sì. Quanto deve volare un'ape per produrre un chilo di miele? Dipende dai bagagli a bordo, non lo so. Non so quanto... Ross? Giusto il tempo di fare un aperitivo! Vabbè, è vero che sono comici! Lo vedi? Io pensavo solo conduttori... No, scherzo, abbiamo... Siamo riusciti ad attingere tutte queste informazioni da una app che si chiama Appe. Secondo me potremmo finire la faccio domani. La puntata, Vabbè, sarà bellissimo, ciao! Vado via, ma hanno detto che erano simpatici, ma non così! Fino a questo, no, punto. Ma non fino a diventare antipatici. Però invece, No, perché la cosa è interessante. L'ape deve volare per produrre un chilo di miele tre volte il giro della Terra. Tre volte il giro della Terra. Sono rimasto così. Tre volte il giro della Terra e produce un chilo di miele. Sì. Ma perché non lo va a comprare? Scusa. No, che c'entra? Lo fanno loro. Alla terza, ridere, è incredibile. Perché non ride mai? Le vuoi fare un'altra oppure sì, usciamo dal quiz? D'inverno le api vanno in letargo, consumano le scorte di miele, migrano nei paesi caldi. Consumano le scorte di miele che fanno? Vanno nei paesi caldi. Quella è la cicala, È cicale. No. E la formica? Non cicale niente. Mi sa che a casa non ci sanno capire niente. Ma però... neanche lui, però va benissimo. Però ti piace gli autori fanno così, basta, bellissimo. Ti piace? Allora dimmi quanto dormono le Alpi. Le Alpi sono ferme, dormono secoli le Alpi.
ma anche gli Appennini, comunque, sì. Noi qua stiamo faticando e non poco. Però siamo finiti in un alveare, usciamo. Sì. Noi stiamo faticando non poco, però anche le persone sono state intervistate dalla nostra Claudia Benassi, se la sono cavata così e così con le domande. Vediamo questa RVM, così almeno vediamo, sappiamo un po' che... La storia delle Alpi, dai, le Alpi, vai. Da casa. Benvenuti all'Ape Quiz. Quanto ne sai delle api? Cominciamo dai fondamentali. Guarda questa foto. Che insetto è? Non è una zanzara, non lo so. Dovrebbe essere un calabrone. Una formica. Ma no, è inventata. Un'ape. Ape. Ma no. Una vespa? Esatto. E quest'altro? Che insetto è? È il marito. Moscone. Un'ape pelosa? Mi sembrerebbe un'ape. Bravi, è un'ape. Ora che l'avete vista lo saprete. Quante zampe ha un'ape? 2, 4, 6. 4? 4. Ape? Mi sa 6. L'ape ha 6 zampe. Ora una domanda facile facile. L'ape più importante dell'alveare si chiama ape Maya, ape Car, ape Regina. Ape Maya. L'ape Maya. Ma quale ape Maya? L'ape Regina. Regina. Ape Regina. Lo sai cos'è un fuco? Non ho capito. Un fuco. Un fungo? Fuco, un fuco. No. Fuco, un fuco, un fuco. Ma non è il cucciolo dell'ape? Penso sia come una capsula dell'ape. E poi si schiude l'ape. Ragazzi, il fuco è... È il maschio dell'ape. Vabbè, finora abbiamo giocato. Passiamo alle cose serie. Mi sai spiegare come si fa il miele? Allora, le api lo vomitano tipo... No? Che schifo! Praticamente c'ha una codina, in fondo c'ha il pungiglione, che viene... No. Le api producono il miele, che viene con le zampe, cioè hanno un ruolo importantissimo le zampe, che permette loro di spostarlo. Spostano il miele con le zampe? Sì. Niente, non lo so. Le api lo fanno raccogliendo il polline in giro per i fiori, elaborandolo nel loro corpo e poi secernono il miele, che depositano le fave. Dai, concentratevi adesso. Per fare un chilo di miele, le api si posano su 50 milioni di fiori, 3 milioni di fiori, 850.000 fiori. E 850.000. Penso che ci vuole un po'. 50 milioni. Esatto. Avete capito quanto lavorano le api? Ultima domanda. Cosa succederebbe secondo te se le api sparissero dal pianeta? Niente. Fallirebbero le aziende che producono insetticidi, non ci sarebbero mele, arance e molti altri tipi di frutta. Fallirebbero le aziende? Boh, direi che forse non ci sarebbe più il miele. Penso più che falliscono tante aziende. Sarebbe un guaio, non ci sarebbero frutta. Non ci sarebbero mele, arance e molti altri tipi di frutta. Molto male, eh? Che vinco, un vasetto di miele. Avete capito, eh? Sì. Quanto dormono? Beh, tutta la vita. Mai è quella la stessa cosa. Come noi. Noi non dormiamo mai. Perché abbiamo parlato delle api? Sì. Abbiamo parlato delle api perché le api sono importantissime per la nostra vita. Ma proprio adesso no, Claudia Benassi, che è questa splendida ragazza che noi abbiamo, brava. Che va co-conduttrice, va in giro a interrogare. Peraltro veste veramente alla moda. Elegantissima. Adesso è una donna interessante. Possiamo vederla. Parlerà delle api, perché lei qualcosa delle api sa. Sta proprio accanto a me. Ah, ecco, non l'avevo vista. Io non guardo di là perché mi fa un po' impressione. No. Claudia Benassi! La prima volta che ho incontrato davvero le api ero vestita così. Perché per incontrare le api devi anche proteggerti. Mi ricordo che avevo il cuore in gola, un misto di emozione,
curiosità, adrenalina, naturalmente paura, anche perché qualcuno, quando ero piccola, mi aveva detto: le api fanno male, le api pungono, stagli lontana. E è giusto, è un buon consiglio se le api non le conosci. Poi tutti abbiamo paura di quello che non conosciamo. Però un giorno io ho tirato un fiato, sono andata vicino a un'arnia, ho sollevato il coperchio che chiude la loro casetta e lì mi sono innamorata, sono rimasta ipnotizzata perché il loro odore, che è così particolare, è un misto di nettare, miele, legno, mandorle, mi ha bloccato, mi ha fatto innamorare. Poi quel brusio forte, sempre più forte, quel ronzio che producono. Ecco, io raramente mi sono sentita così in comunione con l'universo come in quel momento lì. E in quelle creature minuscole, perfette, instancabili, io ho sentito tutta la potenza del mistero della creazione. E ho capito che il loro lavoro è una celebrazione del creato, oltre che una funzione necessaria per tutta la nostra esistenza. Ho capito che se le api le conosci, se le conosci davvero, se le incontri, non puoi non amarle. Ecco, io vorrei che le conosceste un po' meglio anche voi questa sera, per questo voglio portarvi in un luogo, in Toscana, dove sono stata qualche giorno fa, un luogo immerso nella natura, dove la carezza di Dio è nello sguardo di ogni singolo animale che ho incontrato. E voglio farvi conoscere un uomo che respira nel soffio delle api, nel soffio di Dio. Ecco, guarda quella corte. Come proprio sei la mia regina del cuore. Questo signore si chiama Paolo Fontana. Chi vuole conoscere i segreti delle api viene qui. Perché lui è il guru delle api. Non avvicinate il favo ai vostri occhi, avvicinate gli occhi al favo. Cosa c'è qua dentro di bello? Il miele. È come se fosse un fratello di queste api, perché vedo che comunica, ci parla assieme. Ci parla? Ci parla. C'è uno scambio di segnali, probabilmente fra le api e Paolo Fontana. Eccola che depone. Sta deponendo. Sono un deficiente. Io mi commuovo sempre. Secondo me sono tutte le sue fidanzate. le ama e sta cercando di trasmettere tutto questo a noi altri e credo che ci sia riuscito. Sta ispezionando le cellette per vedere quelle che sono pronte, che sono state pulite dalle api, e allora lei ci depone l'uovo. Ecco. Un altro ovetto, ma proprio sei brava tu. Adesso ti lasciamo lavorare. Persona straordinaria, più si conosce più si vorrebbe trascorrere del tempo con lui, ha una passione per la natura che è smisurata. Paolo da oltre 30 anni si prende cura delle api, studiando il loro complesso ecosistema e cercando soluzioni naturali ed efficaci per la loro sopravvivenza. Io credo che Paolo stia cercando di migliorare il mondo attraverso la natura, attraverso le api, che sono il termometro di quanto sta bene la natura. Se le api si ammalano, la natura è malata. E quindi è un suo modo per dire al mondo: attenzione, stiamo ammazzando la natura, state ammazzando il mondo. Le api sono il vostro termometro. Immagina che una petta incontra Paolo, che cosa gli dice? Ciao Paolo, cosa aspettavi di arrivare? E l'uomo che sussurra le api è qui, Paolo Fontana! Accomodati! Allora Paolo, siamo contentissimi che tu sia venuto qua, è un bellissimo racconto quello che abbiamo fatto, ma facciamo parlare con loro anche perché... Sì. No, perché voi siete un po'
coloro che sono interessati all'ambiente, ideando questo libro, perché è un libro che parla di ambiente. Certo. Però, che cosa lega le api all'ambiente? Questa è una cosa che noi dobbiamo scoprire intervistando. Però gliela devi tradurre, scusami. Perché sennò sì. Scusa. Però questa era un'ape napoletana. Io sono veneto. Mi sento senza la differenza. No, è curioso questo fatto che tu parli con le api. Ma questo sono le api che parlano a noi. E questa è la cosa grave, che l'ape parla con te, che ti risponda, capito? Dice, ma è vero che l'ape risponde. No, più che altro, una domanda molto seria, non voglio, poi sembra sempre che facciamo i comici. Quando tu parli alle api, le api apiscono? Apiscono, sì, apiscono. Loro sono così, non si fermano. Allora no, facciamo qualche domanda seria. Me l'hanno scritta le autrici, dice, guarda, visto che con Gigi Ross non si riesce a andare sul... Allora, hai pubblicato oltre 150 studi sulle riviste scientifiche. A Campo Ruffaldo, io me lo sono dovuto scrivere, perché sennò non me... questo bellissimo posto che abbiamo visto, vengono da tutto il mondo per capire che cosa... fai con le api, per imparare che cosa, scusa, che cosa fai con le api, perché è così importante? Allora, intanto è bello quello che avete fatto vedere sulle api, io sono onorato, ma io sono semplicemente un rappresentante di tantissime altre persone che fanno le cose che faccio io. Si vuole trasmettere la conoscenza di questi organismi, perché noi conosciamo le api veramente poco, il quiz fatto in strada è stato veramente simpatico, ma esprime quello che la gente non conosce del mondo delle api. Ora, le api non sono quell'animale che l'uomo utilizza per produrre il miele, certo lo si fa e il miele è qualcosa di straordinario, ma le api in Italia, in Europa, in Africa sono uno degli organismi più importanti, perché sono responsabili dell'impollinazione della maggior parte delle piante. Quindi senza le piante, che è la base della vita, tutte le altre forme di vita, tutti gli ecosistemi non potrebbero esistere. Quindi trasmettere questo concetto, noi potremmo fare a meno del miele, ahimè è un prodotto straordinario, ma delle api non possiamo assolutamente fare a meno. Ecco perché nel filmato la persona ha detto... Lui ci ha spiegato perché l'ape è strettamente legato all'ambiente, chiaramente. Ora abbiamo capito per perché. Noi abbiamo sempre avuto questo timore delle api, che dice le api pungono, le api sono un qualcosa di negativo. Invece penso sia una difesa naturale quella delle api. Sì, che c'era anche c'è una bellissima poesia di Trilussa, no? In cui le api hanno questo pungiglione non per difendere se stesse, ma per difendere l'alveare. È una cosa spettacolare. Bello. È un'arma che, se usata, provoca la loro morte, ma che loro usano solo in difesa dell'alveare. È forse l'unica arma che noi potremmo tollerare, insomma. Ma perché è a rischio questo mondo delle api? Perché le api vivono strettamente a contatto con l'ambiente e quindi l'ambiente oggi è ampiamente occupato dall'uomo. Ci sono inquinamenti, trasformazioni della vegetazione, l'uso di pesticidi, i cambiamenti climatici o le turbolenze climatiche. Le api vivono in un sistema complesso, perché l'uomo, anche quelle che gestisce, che alleva, non le alleva in una stalla, in un recinto. Le api devono andare nell'ambiente. E allora il fatto che le monoculture, la sparizione di questa agricoltura marginale abbia ridotto la presenza di fiori e la presenza poi di sostanze inquinanti, sono veramente un grave pericolo per le api e quindi per gli ambienti per noi, e per noi. Certo. A proposito di ambiente, ringraziamo Paolo Fontana per questa illuminazione che ci ha dato. Io sentirei subito Oreste Ciccarelli. Il piccolo stadio comunale era una bolgia. Era una finale di calcio per bambini tra Napoli e Bagnoli Inter Napoli, la squadra di Massimo, ma sembrava la finale dei mondiali. Era l'89esimo minuto e Massimo si era appena procurato un rigore. C'era una regola non scritta nella squadra di Massimo: chi si procura il rigore lo tira. Per questo, per la prima volta su un campo di calcio, Massimo aveva paura. Paura per il peso delle responsabilità di essere il protagonista dell'episodio che molto probabilmente avrebbe deciso quella finale.
paura di sbagliare davanti al folto pubblico e agli osservatori presenti. Paura, semplicemente, di tirare un calcio di rigore. Fu De Gregori a venirgli in aiuto. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Forse è proprio in aiuto, no? Massimo depose il pallone da calcio sul dischetto del rigore. Avvicinò il piede sinistro al pallone per prendere bene la distanza dallo stesso. Fece tre passi lunghi, all'indietro, lontano dalla sfera. Divaricò leggermente le gambe. Quella posizione non gli piaceva, però si sentiva imbambolato. Portò il piede sinistro un passo più indietro. Tirò l'ultimo sospiro. Non sapeva ancora dove avrebbe calciato il pallone. L'arbitro portò il fischietto alla bocca e fischiò. La paura e l'adrenalina invasero Massimo. L'ultima frase che gli venne in mente mentre partiva con la rincorsa fu: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. In quel momento lui aveva una paura matta e quella cosa l'aveva detta il dio del calcio. Quindi il risultato poteva essere uno solo. Tre passi rapidi, Massimo alzò gli occhi per sbirciare il portiere, poi un'occhiata all'angolo sinistro in alto e alla fine impattò il pallone, di destro, forte. Il portiere era già in tuffo verso la sua destra, ingannato dal furtivo sguardo di Massimo. Ma la sfera procedeva centrale. La finta aveva avuto l'effetto sperato. Il portiere era spiazzato. La palla baciò il lato interno della traversa, dritto nel ferro, produsse un rumore sordo e terminò la sua corsa di 11 metri in rete, liberando l'urlo dei tifosi, liberando i polmoni di Massimo, che era in totale apnea. Subito dopo il gol, l'arbitro fischiò tre volte. Era tutto finito. La Bagnoli Inter-Napoli era campione. Un trionfo. Ciccariello, grazie, ciao Oreste, grazie. Benvenuto, grazie. Grazie. E grazie per il tuo, il vostro libro, grazie, la maledizione voi, dell'acciaio, ideato, ciao, da Gigi Rosmani, riconoscete per caso? È una giovane promessa, attore, sì, autore, scrittore. È una giovane promessa anzitutto nel panorama attoriale e cabarettistico. Lui fa parte di un trio, i Malincomici, sì, che avete visto forse a Made in Sud, a Colorado, altre e poi sì, nel tempo libero, oltre a scrivere, la controfigura di Rovazzi. Esatto. Sì, è lui, è lui. È vero. Senti Oreste, coraggio, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Cioè, appena letto, questo è solo uno dei rigori di Massimo, che è il protagonista, sì, di questa storia, perché poi in realtà la sua vita sarà piena di calci di rigore da tirare. E credo che proprio coraggio, altruismo e fantasia siano i tre elementi di questa storia che ci avete regalato. Intanto grazie, perché un Gigi Ross che non ti aspetti a immergersi e a portarci in un tema così. Però che sanno scrivere, cioè proprio hanno imparato a scrivere. E uno dice come può accadere? So. Grazie, Oreste Ciccariello. Tra l'altro siamo contenti perché per la prima volta possiamo dimostrare che si può scrivere un libro senza mai averne letto uno. No, non lo devi dire questo. Non lo dovevo dire. Va bene, parlerò con te, Oreste. Sì. Senti, questi sono gli elementi, no? Cioè sì, il coraggio, l'altruismo, la fantasia, questo sognatore, perché Massimo Mancini, che lo conosciamo piccoletto, ragazzino 11-12 anni, poi invece diventa uomo, è un sognatore e appunta sul suo diario ogni fine allenamento: io vincerò, sì, un giorno vincerò lo scudetto. Sì, quello è il suo primo sogno. Poi purtroppo la vita lo costringe a crearsi un secondo sogno, che è quello di, sempre un sogno di bambino, quello di curare tutti i mali del mondo, perché purtroppo il padre viene a mancare a causa proprio del Little Caesar, che è questo mostro che a Bagnoli rovina una terra altrimenti paradisiaca. E appunto Massimo diventa l'esempio di quello che può essere una persona che incarni l'altruismo, che incarni il coraggio, che incarni la fantasia, perché sa scegliere e sceglie sempre la parte del bene. Infatti lui dice: un giorno io troverò la cura per tutti i mali. Cioè, sì, questo è il sogno, l'ambizione. Ce la farà? Come fa? No, in realtà è l'innocenza di un bambino che perde il papà e promette al papà e a se stesso di curare tutti i mali. Lui è un ragazzo tosto, quindi decide di lasciare il calcio. Lui era un talento già, una stella già affermata, e decide di studiare a medicina. Si laurea, diventa dottore e poi si laurea in oncologia e inizia la sua battaglia. Entra nella commissione di bonifica per l'Italsider di Bagnoli e capisce che qualcosa non va.
uno che sceglie oltretutto di rimanere lì, no? Quel residente a Bagnoli è uno degli elementi che fa sì che poi venga scelto per questa commissione. Cioè... sceglie di rimanere lì perché in realtà tutte le sue prime volte, tutto il suo altruismo, la sua fantasia, il suo coraggio si esprime in quei posti. Cioè lui è perfettamente incastrato, lui è quasi una metafora di quel posto. Lui è innocente quando è un ragazzino, ha un sogno, come il sogno era quello di costruire una fabbrica che desse benessere a tutta Napoli. Poi viene abbandonato. Nel corso della, varie volte, nel corso della, dal papà purtroppo per questa malattia, da un amore, come l'Italside. Poi a un certo punto lui ha ancora un'altra, un altro slide indoors, è costretto a scegliere tra qualche altra cosa e diventa qualche altra cosa, qualcosa di non umano, che però gli permette di essere uguale a quel mostro che gli ha portato via il papà. Quindi una serie di scelte che completano un personaggio. Vuol dire, gli viene, gli cade dall'alto una maledizione. Questa maledizione dell'acciaio che è un bene e un male. Quindi c'è questo dualismo continuo, no? Sì. Questo posto meraviglioso, questa terra paradisiaca, violata invece da quel che lo sguardo esclude, perché esatto. La finestra fa vedere solo quello che vuoi, no? Fino a un certo punto vedi il mare, il golfo e quella parte lì, quello scheletro, quei resti tendi a non vederli. Sì, e invece lui deve imparare proprio a guardarli e infatti è... quello che ci dice anche Catello Maresca che ci ha regalato la prefazione. Il ovviamente, magistrato. Sì, noi non possiamo avere un supereroe nella vita reale, però tutti possiamo essere nel nostro piccolo dei supereroi semplicemente non facendo finta che le cose non esistano. Se ci sono bisogna guardarle, conoscerle e con i nostri mezzi provare a combatterli. Il nostro mezzo in questo caso era quello di scrivere una storia, quindi l'abbiamo fatto e... La state portando in tutta Italia, la state raccontando sì. Ai più piccoli, ai ragazzi e che... La cosa che ci teniamo a dire, Arianna, è che in ogni posto in cui andiamo troviamo la Bagnoli di quel posto. E fa riflettere. E storie di persone che l'hanno combattuta, insomma, in qualche modo. Perché voi ci credete davvero, cioè è vero davvero che se ci credi tutto è possibile? Sì, sì, era il... Il minimo che si potesse scrivere in questa dedica, perché è un romanzo che parla di speranza, di voglia di combattere, di non arrendersi e come massimo, quindi se ci credi alla fine anche una cosa del genere, con un po' di fantasia magari, è possibile. Grazie, grazie Oreste Ciccariello per aver scritto e a Gigi Ross per aver rideato e portato in giro una storia così preziosa grazie per tutti. Che no, non finiamo però di parlarne. Beh, no, parliamo sempre di Bagnoli perché adesso per ballare un po', per sognare con la fantasia, come diceva prima il nostro amico Oreste, cerchiamo di ballare con una crew, un gruppo, insomma, sarebbe in italiano, semplice, no, perché dobbiamo, che viene da Bagnoli, che però ci regala un sogno, un momento magico, abbiamo con noi la March Crew. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E ti prendono in giro
giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Il coreografo Marco Augero. Marco, vieni. Complimenti, complimenti. Complimenti. Raccontaci il perché di questa mascherina sugli occhi. Non è una mascherina, è una fascia a lutto che vuole ricordare le persone cadute a causa della contaminazione che c'è stata a Bagnoli da metalli pesanti e acciaio. Però e amianto. Mi piaceva l'idea che il pezzo finisse con un volo di speranza. C'è una speranza finale di ritornare a volare i gabbiani che ci sono lì nella zona, quindi abbiamo voluto ricordare attraverso un volo. Complimenti, grazie. Complimenti. Grazie davvero. Che ritroveremo tra pochissimo. Grazie a Gigi Ross per la maledizione dell'acciaio, grazie per questa storia grazie importante. Grazie. Ma ve ne andate davvero? Ma sì, torniamo. Noi torniamo. Giurin Giurello, torniamo. Sacchino, sono tutto il pezzo. Brillante lavoro con grazie. Grazie, buon viaggio. Complimenti per tutto. Grazie. Bravi. Grazie a voi. Gigi Ross. Grazie. A presto. Ciao. Grazie. Volate pure voi. E mentre volano continuiamo a volare, a ballare, a cantare, perché sta arrivando lui, un pezzo di storia della musica italiana, sì. Del costume italiano. È qui proprio con noi. Costume, con noi. Proprio con noi? Sì. Edoardo Vianello! Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare, abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate ed amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar non potrò dimenticar. Abbronzatissima sotto i raggi del sole,
due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Come vibrar di una molla mi viene la tremarella ballando il ser. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor, horror. Mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Di fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano. Non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che di fronte a me, che di fronte a me. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. E le mie gambe tremano, e le ginocchia scendono, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. E le mie gambe tremano, e le ginocchia scendono, forse sono brividi, brividi d'amore. Che energia! Che energia! Ciao. Che grinta! Che classe! Che calore! Grande entusiasmo per Edoardo Vianello, che mica se ne va, eh! Rimane con noi! Ma io vedo che dietro le quinte sì, c'è un altro amico, dietro le quinte c'è un altro amico che ci sta aspettando, c'è Francesco Pannofino, non mi dire che... Francesco! È proprio lui! Allora, Francesco, ci stai? Francesco! Sì, ci sono. Vediamo! Ci vediamo subito dopo, guarda! Arrivo! Il tempo della pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Edoardo Vianello, Francesco Pannofino, a tra poco! Pubblicità! Bentornati, bentornati a Questa è Vita. Ci avete scritto durante la pausa, avete usato quest'hashtag, hashtag, non riesco neanche a dire, hashtag Questa è Vita, scriveteci, fateci sapere sui social quello che succede, quello che non succede. Adesso vi abbiamo fatto sentire la voce dal vivo di Edoardo Vianello, però adesso dobbiamo conoscere un po' meglio Edoardo. Edoardo, no, io sono curiosissimo. Perché ora me conoscete? Ma no, lascia fare i meandri. 60 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti. Ma quando inizia? Ma quanti anni c'hai? Ma te la posso chiedere questa cosa qua? Highlander, quanti anni c'hai? Solo 81. Complimenti, come questo? Questo è un applauso. La grinta con cui hai cantato, con cui ti muovi. Questa è Vita, si intitola così questo programma. Quando è che tu hai detto nella tua vita, questa è vita? Ci sarà stato un momento che ti ricordi? Allora, lo dico sempre. Lo dici dico sempre? Sempre perché ho passato una bella vita, sto vivendo una bella vita,
lo so che non sarà eterna. No, ma questo lo sappiamo tutti. Però insomma, anche nei momenti difficili c'è sempre uno stimolo a riconquistare delle posizioni e quindi ad avere di nuovo delle soddisfazioni. Ma è vero che tu hai iniziato a suonare la fisarmonica che poi tuo padre aveva comprato per tua sorella perché esatto, volava che diventasse lei fisarmonicista? Sì, invece lei non l'ha mai usata, io invece ho cominciato su questa fisarmonica ed è stato il mio primo e unico strumento da ragazzo, perché poi io sognavo di avere un pianoforte che a casa non è arrivato mai. E invece è arrivata una chitarra finalmente, ma avevo già 20 anni quando è arrivata la chitarra. È una chitarra che mi sognavo, ma non avevo i mezzi per comprarmela. Quando sono riuscito a comprarla è diventato poi questa il mio strumento. Questa c'è la foto di papà alle nostre spalle, che è una bellissima foto. Però c'è stato un incontro con un signor Rossi che ti ha cambiato la vita, perché questo signor Rossi chi era? Questo è stato importantissimo. Carlo Rossi era un impiegato statale, aveva 20 anni più di me quando l'ho conosciuto, io avevo 20 anni. Ed è colui il quale ha scritto i testi delle mie canzoni più importanti. Era straordinario, estroso, riusciva a leggere gli avvenimenti di tutti i giorni e trasformarli in slogan per canzoni, e quindi è stato determinante per la mia carriera. E perché te l'ha presentato poi Teddy Rino, esatto. E ha scritto per te, per esempio, con le pinne, il fucile e gli occhiali. Con le pinne, ecco, fucile e gli occhiali. Ma quante volte l'hai cantata questa canzone? Diciamo che la canzone che ho cantato più spesso è I Vatussi, cioè quella la devo fare almeno due volte in ogni concerto, siccome ho considerato di aver fatto più di 5.000 concerti nella mia carriera, l'ho cantata 10.000 volte. E più tutte le volte ti hanno chiesto le ospitate, più gli amici, le feste private. Ma io, questa è una domanda che faccio da attore, no? Molti me la fanno, dice, ma tu ripeti sempre lo stesso spettacolo, non ti scocci a fare sempre la stessa parte, a interpretare sempre lo stesso ruolo per tante repliche che poi è sempre uguale? Dico, io te la faccio a te, ma tu non ti scocci a cantare sempre la stessa canzone? No, c'è sempre uno stimolo ogni volta che la fai, intanto c'è la speranza di farla bene fino alla fine, di ricordarti le parole, perché spesso se mi concentro a pensare ad un testo... Mi dimentico tutto, perché dico, è impossibile che ho detto una frase di questo genere. No, perché come una preghiera, che uno sta là, è un mantra che uno ripete. Una volta sono stato invitato come ospite d'onore ad una trasmissione che aveva come titolo Alle falde del Kilimangiaro, per cui nella puntata di Natale hanno detto, facciamo venire una volta a cantare i Vatussi. Ho sbagliato le parole. Una figura. Ma... una vita ricca di incontri, la conosco di tutti e di più, però che c'entra Ennio Morricone con te? C'entra. Ennio Morricone ha fatto tutti gli arrangiamenti delle mie canzoni più importanti, io l'ho conosciuto addirittura nel 59, cioè quando ho cominciato, ho cantato delle sue canzoni in una commedia e poi è diventato il mio arrangiatore per 6 anni, è stato testimone mio di nozze. C'è proprio un rapporto intenso. Lui all'inizio metteva delle sonorità un po' particolari dentro. Sì, infatti in Pini piaceva gli occhiali, gli esperimenti in sala di registrazione per fare quello splash, per farlo sembrare naturale, con le tinozze piene d'acqua, mettiamoci dello shampoo così si attutisce il suono, tutti gli esperimenti. Che bella cosa, adesso con il computer fanno tutto, all'epoca. Il lato B delle pinne, fucili e occhiali e Guarda come dondolo, che è stata poi un'altra canzone cult, che addirittura in un film importantissimo come Il Sorpasso è diventata la canzone simbolo dell'epoca. Quando io sono andato a vedere Il Sorpasso io non ne sapevo niente, quando ho sentito Gassman che canticchiava Il Sorpasso sono diventato tutto rosso perché mi sembrava di essere fuori posto. Che cioè non lo sapevi? Non te l'avevano chiesto? Perché Dino Risi scelse sia Guarda come dondolo che Pinne, fucili e occhiali in quanto erano state le canzoni di quella estate che voleva rappresentare lui nel film 1962, e quindi... Ma non solo quello, perché anche in Ieri, Oggi e Domani c'è una tua canzone. Abbiamo vinto anche l'Oscar, il film ha vinto l'Oscar. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché una donna non ci porti con
Solo che nel film la cantava Sofia Loren prima di iniziare lo famoso spogliarello. La cantava proprio lei davanti a Marcello Mastroianni. Ma prima che arrivasse Mastroianni, lei stava canticchiando la partita di pallone. Ah, vedi, però. E grazie a quell'interpretazione ha vinto l'Oscar. E siamo in che anno stiamo? Siamo sempre nel 63, in quell'epoca 63. Lì. Tu dal 60 al 65 hai avuto un successo straordinario, però noi raccontiamo belle storie. Poi c'è stato un momento non felice della carriera, perché è importante che si sappia pure a casa che noi che facciamo questo mestiere, non è che viviamo sempre sugli allori, c'è un momento di grande felicità, poi c'è un momento anche di imbarazzo, perché dici ma come mai questo telefono non squilla più? E però la forza di volontà degli artisti, anche di quelli che devono combattere tutti i giorni con... No, squillava lo stesso, solo mi facevano le pernacchie, questo era il problema. Addirittura. C'è stato un momento proprio dal 66-67 in poi che c'era una sorta di ostilità nei confronti delle mie canzoni, perché cambiavano i gusti, perché le canzoni dovevano essere più serie, più impegnate, e quindi questo mio genere così spensierato era detestato dai cosiddetti contestatori. Allora... Poi ti sei messo a scoprire nuovi talenti come Amedeo Minghi, i Ricchi e Poveri, e via dicendo, e sei risorto a nuova vita, e oggi abbiamo la fortuna di averti tra noi. Per noi è un gran privilegio. Il vero grande successo forse è stata la canzone Il Capello. Beh, il primo perché lo cantai a Studio 1, che era la trasmissione più importante dell'epoca, nel 61. Adesso, vedendoti così calvo, pensando che tu sei partito da Il Capello... No, mi sono tagliati. Perché no, te sei tagliato. Stavo ragionando, dico. Se questo è stato il passaggio, dico, meglio è rimasto solo il capello. No, perché se avevi scritto soldi, andavi a finire male. Però, dato che ti abbiamo qua, ce la canti questo capello. Pure il capello. Dai. Dacci la soddisfazione. Faccio il bravo presentatore, mi alzo e faccio questa presentazione. Dico, signori e signori, abbiamo l'onore, il piacere, l'orgoglio di dire che qua, a Questa è Vita... Basta. No, diciamo, puoi esagerare. Sì, esagerare. Edoardo Vialello, Il Capello, prego. Aiuto a togliermi la giacca, mi scoccò un bacio sulla bocca, io la stringevo premendo sul mio cuore, quando d'un tratto mi disse traditor, mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma come strano il fato proprio su di me. Le dissi, amore, ti giuro sul mio onore, non ti potrei tradire. Ma lei rispose, non creda queste cose, perché tu sai mentir. Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato ha rilasciato un certificato in cui diceva dichiaro così: non è un capello ma un crine di cavallo uscito dal palto. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. La gelosia d'amore. Ciao ciao ciao. Edoardo Vianello. Nel continente nero, alle falde dei Kilimangiaro. Alla prossima! Scusa, però, dico, dato che
tu sei stato l'inventore del tormentone. Ma la vera soddisfazione, al tempo si parlavano delle cose semplici, tu descrivi la vita, la quotidianità del tempo, che era questo, il tradimento, il fucile, gli occhiali, e chi più ne abbia ne metta. Oggi, se dovessimo fare un tormentone, dovremmo farlo su che possiamo farlo? Non c'ho un euro, non perderei tempo, andrei a cercare i tormentoni che ho fatto io negli anni 60. Ah, ritornerei in indietro. Edoardo Vianello! Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi. Grazie Edoardo Vianello! Negri. E adesso ci trasferiamo in un mondo per i piccoli, per i bambini, ma per i piccoli veri veri e per noi che bambini vogliamo rimanere ancora per un po'. Lo facciamo grazie alla sua musica e alla capacità di farlo vivere questo mondo. Grazie a Pier Cortese! La luna è piena perché ha mangiato troppo, se il mare è vivo perché si chiama morto, il fiore ronza, l'ave profuma, di natura, il cielo è rosa perché ho finito il blu. E adesso sembra un gigantesco tutù e balla balla insieme a tutte le stelle. Mie sorelle, dove si va? Dove si va? Cavalli a dondolo per la città. Dove si va? Dove si va? Su un'altra nuvola si salterà. Lasciateci la fantasia, lasciateci immaginare. Il mondo è come ce l'abbiamo in testa, tra l'allero, popopero, la la la. Il mondo è come ce l'abbiamo in testa e non rubateci la nostra libertà. Musica, parole, disegni, benvenuti nel mondo di Little Pier. Grazie. Pier Cortese, lasciateci la fantasia, grazie per essere diventato Little Pier. Ma perché? Quando lo sei diventato? Ma in realtà è stato un processo molto naturale, perché io ho proprio fatto una specie di travaso familiare, perché mio papà quando ero piccolo aveva inventato delle storie e mi cantava delle canzoni, classico con i bambini per tenermi buono, la cosa funzionava molto. E quando ho avuto una bambina, anch'io ho provato lo stesso meccanismo, lo stesso gioco, ha funzionato. In realtà poi mi ero accorto che oltre a questo c'era anche dell'altro, perché poi a casa mia ogni volta c'erano le amichette di Viola che mi chiedevano sì, ma me la rifai? Allora ancora? Ho detto sai che c'è, io mi faccio un disco, e così me le sentite a casa. E direi che ha funzionato. E direi che ha funzionato, quindi diciamo che è stato... Innanzitutto parte da un pretesto affettivo, ecco, questa è la prima cosa. Poi ovviamente ho capito il privilegio e l'importanza di questo progetto, poi facendo tanti live, tanti concerti, perché poi approfittando della leggerezza delle canzoni, consegnare dei messaggi ai bambini, proprio mi rendo conto che è una responsabilità importante e che me la prendo tutta, insomma, con gioia. Perché Little Pier... nel progetto, che è un concerto illustrato, e la cifra è proprio la leggerezza, no? Che conquista intanto la leggerezza. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi sì, è vero, è una conquista, no? Come l'essere bambini. In realtà forse l'essere bambini è un processo molto più lungo di quello di essere bambini, nel senso che forse bisogna che passi molto più tempo prima di riconquistare quel tipo di innocenza lì. Eh sì, comunque come hai detto tu, sono concerti illustrati, quindi oltre alla musica e alla leggerezza, ma in realtà anche la musica, la creatività, la libertà, come dice lasciateci la fantasia, che è un luogo, appunto, la fantasia che dobbiamo assolutamente custodire. Dobbiamo, perché sì. Ti avrei chiesto, ma lasciateci la fantasia, chi lo dice? Lo dicono i piccoli o lo diciamo noi? Lo diciamo tutti? No, è proprio un invito, lo diciamo tutti, in realtà è un invito secondo me a custodire questo spazio fondamentale, visto che la libertà nella realtà è diventata sempre più complicata, diciamo, anzi forse più utopica in qualche modo. Quindi per conquistare quello spazio mentale di libertà, di fantasia per i bambini
è un diritto, un dovere ed è necessario ed è un obbligo che noi lasciamo la libertà a loro di farlo. E per noi, secondo me, è una grande conquista. Pronti per continuare questo viaggio? Puoi restare un altro po' con certo, noi, volentieri. Perché tutto quello che ci stiamo dicendo continuerà a vivere attraverso altre parole, altre storie che stiamo per incontrare. E intanto grazie a Pier Cortese e a Little Pierre per Lasciateci la Fantasia. Visto che parlavamo di bambini, no? Mi piace l'idea di poter introdurre un ospite parlando del prossimo argomento, che è quello dei bambini, dei supereroi. È un ospite a cui tengo in modo particolare perché è un bravissimo attore, è un amico, ma è una voce che voi potrete riconoscere perché appartiene alla voce, la sua voce appartiene a tutti gli italiani, diciamo così. È qui con noi questa sera ed è un piacere annunciarlo col tono del vero presentatore, Francesco Pannofino! Buongiorno, mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata di questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Quelle scarpe devono essere comode. Scommetto che con quelle ci cammina tutto il giorno e non sente niente. Magari ce le avessi così anch'io. Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove è stata? Quante scarpe che ho messo io? Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo paio. Mamma disse che quelle mi portavano dovunque. Disse che erano le mie scarpe magiche. Francesco Pannofino! Che piacere averti qua, Francesco. Francesco, piacere mio, grazie di avermi invitato. È una gioia, tu lo sai, questa è una trasmissione, parliamo di belle notizie, parliamo della vita. La vita, questo è il monologo tratto da Forrest Gump, parliamo anche di una storia dolorosa, ma che dà anche speranza, dà anche leggerezza. E perciò noi ti abbiamo chiamato qua perché noi vogliamo parlare della vita in tutto e per tutto, no? E anche questa è la vita, no? Come no? Anzi, questa è la vita più bella, diciamo. Adesso Arianna verrà qua accanto a me, perché a me farebbe piacere che insieme a lei affrontassimo l'argomento per il quale ti abbiamo chiamato qua sul nostro palcoscenico. Ariannuccia, non te vedevo più. Dico, vanno rapida, Arianna. Grazie. Stavo piangendo. Grazie. Non lo lasciare solo. Ci stavamo riprendendo, grazie a Francesco Pannofino, perché è un regalo quello che ci hai appena fatto. Grazie. Grazie. Ma guarda, ci sono emozioni, ci sono di un tempo per reggere. È un'emozione che cresce in me. Ecco, distrutta tutta l'emozione grazie a Michele La Ginestra. Ma noi ne proveremo altre, e anche insieme a Francesco e a tutti voi, perché adesso stiamo per entrare nel mondo dei bambini e di un supereroe davvero speciale per loro. Eccolo, Claudia Benassi. C'era una volta una bolla. Dentro la bolla se ne andava a spasso un piccolo principe, Mattia. Un giorno, mentre il piccolo principe era intento a guardare le stelle, dal nulla comparve un uomo bravo. Era veramente grande, tutto verde, ma la cosa più spaventosa era i suoi occhi lunghi e appuntiti. Vuole stare un po' con me? Disse il piccolo principe. Un giorno, mentre erano impegnati in una gara di capriole, il drago inciampò e uno dei suoi lunghi artigli andò a graffiare il viso del principe. Il principe divenne molto triste. Era convinto che il suo viso fosse ormai sfigurato, che il suo sorriso fosse diventato brutto. E pianse a lungo. Fino a quando non arrivò un esercito capitanato da un supereroe, Doc Dominic. Il mio supereroe?
quella che ha preso un naco di filo, fece chiudere gli occhi e il piccolo principe in un secondo il graffio era sparito. Doc Dominic, il supereroe che ha ridato il sorriso a Mattia e a tanti altri bambini, esiste davvero e si chiama Domenico Scopelliti. Con i bambini instaura un rapporto bellissimo, è bellissimo ed emozionante vederlo perché è paterno, è una roccia, li mette a loro agio. Ha un'umanità impressionante, è stato subito fra di loro, penso, quasi un amore a prima vista. Una persona eccezionale, mi ha trasmesso sicurezza fin dall'inizio, una simpatia unica, alla fine mi ha cambiato la vita. Il dottor Scopelliti è a capo di una grande squadra di medici e volontari, tutti impegnati in una missione. Operation Smile è un'organizzazione internazionale che opera in oltre 40 paesi nel mondo, operando e trattando quindi chirurgicamente bambini che nascono con malformazioni al volto. È bello lavorare qui. Ed è molto importante, secondo me, l'atmosfera che si respira in questa equipe, perché è un'atmosfera di accoglienza e di grande aiuto. Il rapporto con i bambini è una cosa meravigliosa, perché loro, se riesci a trovare un punto, come si dice, di aggancio, riescono a darti il meglio di loro. Le emozioni che si provano nel vederli poi crescere e cambiare e recuperare i loro problemi sono qualcosa per cui vale la pena. I was Cleopatra, I was young and an actor. Ho iniziato questo percorso già da piccolo, ovvero facendo operazioni, interventi, e poi ho deciso di dare anch'io, di fare anche la mia parte e aiutare anche gli altri come me, appunto facendo il volontario. I had no plans. Aiutiamo un po' le famiglie, gli diamo conforto, parliamo con i bambini, facciamo animazione anche con i bambini per intrattenerli, per non fargli pensare troppo a serie, cioè all'intervento degli altri. Ma tu hai paura? No. Brava! E perché non hai paura? Perché sono grande. Francesca stanotte alle 4 mi ha svegliato per dirmi: mamma, ti devo dire una cosa, questo posto è meraviglioso. E se un bambino può dire di un ospedale questo posto è meraviglioso, è grazie a Doc Dominic, Domenico Scopelliti, il super chirurgo. Grazie. Prenditi il grazie da parte di tutti, perché quello che vogliamo fare insieme ai tuoi bambini, ai tanti bambini, alle mamme, alle famiglie che abbiamo incontrato, dirti grazie. Dire grazie a Domenico Scopelliti, a Operation Smile, un supereroe. Cioè per uno dei tanti. Sei Doc Dominic per il nostro piccoletto. Per lui sì. Devo dire che sentire una bambina che dice questo posto è meraviglioso, di un ospedale, sì, che è il luogo della paura, del terrore per tutti, non so, sa di... È quello che volevamo. E ce l'avete fatta. Il risultato era questo, proprio quello che volevamo. E ce l'avete fatta, tanti volontari, medici, infermieri e tutti sì. quelli che si occupano. Soprattutto di... questo, è un grande lavoro di equip. Non siamo, cioè, siamo tanti supereroi tutti insieme, proprio come tutti quelli della Marvel, mica è uno solo. Mica è uno solo, sono tanti. E allora guarda, abbiamo un padrino eccezionale per ringraziarti. Grazie, Domenico. Grazie. Ed è Francesco Pannofino. Contagiato, che, il prossimo contagiato. Ah sì, eh? È un termine medico, quando poi si coinvolgono nelle nostre iniziative poi diventano contagiati. Sì, a presto. Sì, sono già contagiato. Sei già contagiato. Sì. E quando si trovano esempi così, quando si dice sempre che non si racconta mai la vita bella, cioè in televisione no, sono, le cattive notizie sono quelle che hanno più successo. Subito. Invece questo è un esempio bellissimo di come la vita... E può essere così bella vedere negli occhi di quei bambini e dei genitori dei bambini la gioia veramente sì. di aver risolto un problema così grave. Grazie a voi veramente, bravi. Che poi è un problema
fisico, ma è anche un problema psicologico, no? Beh, perché sì, voi in realtà vi occupate dei piccoli, dei bambini, da, addirittura proprio da, da subito, già da quando sono... Ci occupiamo delle famiglie in realtà. Mm. Appena c'è notizia che c'è un bambino in arrivo con una malformazione, diciamo, c'è già un team pronto che fa da, attività di consulenza nei confronti della famiglia, che li prepara in qualche maniera a quello che sarà poi tutto l'iter che dovranno affrontare. Quindi diciamo che noi andiamo dalla epoca prenatale fino alla fine dello sviluppo, un arco temporale di oltre 20 anni per un bambino. E che salva, no? Perché quello che fate è regalare di nuovo il sorriso, la possibilità del sorriso a chi sarebbe senza sorriso. Esattamente. Salva a è livello medico, ma anche... Sì, sì, è una malformazione che in realtà proprio perché colpisce il volto, lo disfigura, fa perdere proprio il carattere espressivo, o meglio, fa assumere un carattere espressivo diverso, perché noi, come dire, vogliamo anche che i nostri bambini siano i più bei bambini del mondo, quindi in qualche maniera per noi sono belli già così, ecco, li accettiamo già, e la famiglia soprattutto è importante che comprenda che questa malformazione, diciamo, recupera al 100%, cioè nel senso la loro possibilità di vita futura non è inficiata da questa malformazione, non può esserlo in nessuna maniera. Questi bambini poi tra l'altro hanno una capacità reattiva incredibile, avete visto il piccolo Mattia, ha una capacità anche di interpretare questo segno, diciamo così, negativo e ricomporlo in una storia che funziona, funziona bene. C'era un drago, ha fatto un danno e c'era chi l'ha riparato. La vicenda è chiusa, per lui la vita comincia senza problemi. Devo dire che, eccolo, il piccolo Mattia, e in questo anche noi grandi, no? Abbiamo comunque un ruolo, cioè questa mamma, questa famiglia si inventa una favola per Mattia e la favola diventa, no? Cioè questo diventa il graffio di un drago e quindi riesce a convivere con questa, con tutto questo, superandolo, incontrando poi, per fortuna però, un supereroe. Quello che succede nella realtà l'abbiamo visto al cinema, il famoso Benigni che nasconde al bambino la realtà raccontandogli, esatto, una favola. Io credo che ognuno di noi possa fare il supereroe dei nostri bambini, cioè i primi supereroi dei bambini sono i genitori, come diceva giustamente il professore, i genitori devono dare coraggio perché i bambini hanno paura e bisogna fargli togliere la paura. Quella bambina che prima diceva io non ho paura, perché? Perché sono grande. I bambini sono coraggiosi, affrontano con coraggio, vero o no? Sì, queste situazioni. Anzi, il più delle volte sono proprio i bambini a dar coraggio ai genitori. Io l'ho visto una volta, sono andato, mi hanno chiamato al Bambin Gesù per andare a fare gli auguri di Natale ai bambini malati. Sono andato e tra l'altro che gli fai gli auguri, cioè non sei anche imbarazzato, non sai cosa dire. Però i bambini malati stessi erano più coraggiosi. Cioè ti riuscivano a dare coraggio a chi arrivava lì anche un po', non sa cosa dire alle persone che stanno male, capito? Quindi dici coraggio. Voi avete anche questo, no? Il compito di raccontare, di dire, di dare dei limiti e delle possibilità. Assolutamente, quello, il percorso soprattutto, anche perché le malformazioni non sono tutte uguali, chiaramente ci sono gradi differenti e alcune chiaramente si risolvono al 100%, altre lasciano dei reliquati che però diventano poi compatibili e si ricompongono. Se il percorso soprattutto è costruito fin dalla prima infanzia, ed è molto importante anche coltivare quelli che sono gli aspetti psicologici, perché chiaramente questo può determinare una serie di problematiche che non riguardano solamente il fatto di non poter parlare per bene, di poter avere una cicatrice sul volto, proprio è la vita di relazione, diciamo, che va seguita, cioè è curare una persona nella totalità. E questo è il percorso, diciamo, globale. L'atto chirurgico è un passaggio, noi come dire, ci fanno giocare questo ruolo tra virgolette più importante. In realtà noi rappresentiamo un passaggio di questo lungo percorso che poi ci ritrova alla fine a dover ridiscutere nuovamente per rifinire ulteriormente la chirurgia, ma noi siamo una delle tante pedine che seguono questi bambini, quindi è molto importante comprendere questo aspetto, cioè di questo arco temporale che non si risolve con l'intervento chirurgico, ma che è molto, diciamo così, articolato. Che è veramente sa di squadra, no? Tutto sì. Questo. C'è una grande squadra, Operation Smile è una realtà mondiale, siete sì. In tantissimi paesi e con dei principi, cioè sì, che puntano all'eccellenza ovunque, in sì. Qualsiasi posto, cioè che qualunque posto sia il meglio. Esattamente, noi rispondiamo a dei principi, diciamo che sono in una sorta di codice comportamentale che si chiama appunto Global Standards.
Cioè il nostro bambino in qualsiasi paese, in qualsiasi 60 paesi dove venga operato, deve ricevere lo stesso tipo di qualità di cura e di sicurezza come se fosse operato nel nostro paese. Quindi chiaramente tutto questo percorso comporta uno sforzo organizzativo. Noi Formazione, di oltretutto di consegna delle competenze nei paesi dove operiamo. Cioè non è pensabile che un posto come l'India noi possiamo risolvere un caso ogni 3 minuti che nasce con una malformazione. Quindi la formazione rappresenta diciamo, l'elemento fondamentale, cioè quello che ci distingue poi rispetto a tante organizzazioni che altrettanto, diciamo così, energicamente e egregiamente danno assistenza nell'emergenza sanitaria. La nostra non è un'emergenza, però è un'emergenza che è una esigenza che deve essere trattata bene. Cioè non possiamo, come dire, trasformare un malformato in un deforme, ecco, questo è il concetto. Cioè o si fanno le cose per bene o meglio non farle. Grazie. Operation Smile, e troviamo tutto perché siete tutti volontari, vi muovete gratuitamente, avete bisogno di noi, e quindi che questo grazie sia anche concreto, troviamo tutto sul vostro sito. Sul nostro sito trovate tutto. Io l'unica cosa che ci tengo è che questa realtà che avete appena visto, che è la Smile House di Roma, in realtà è un grande progetto che si chiama appunto Smile House, che è presente anche a Milano, a Roma, a Vicenza, a Cagliari, e ne stiamo realizzando una anche nel centro-sud. È un progetto che si realizza per integrazione con gli ospedali, quindi non è un servizio, tra virgolette, privato della fondazione, ma è un'integrazione pubblico-privato, progetto che noi diciamo molto orgoglio, perché in questa maniera siamo riusciti a creare questo percorso. Qui in particolare nella Regione Lazio siamo riusciti a fare un accordo proprio con la Regione e con l'ASL Roma 1, che ci ha consentito appunto al San Filippo Neri di realizzare questa grandissima realtà che... Mi tengo stretta, continua a tenermi stretta questa parola che è squadra. Sì. Solo così veramente possiamo farcela. Grazie. Grazie. Grazie a Domenico Scopelliti, grazie a Operation Smile. Restate ancora un attimo perché tutto quello che ci siamo detti, cioè questo bisogno che gli adulti, che i grandi, no, osino con la fantasia, perché i bambini riescano a reggere e affrontare tutto, continua a raccontarcelo a proposito di squadra. Per questo è rimasto con noi Pier Cortese, o se volete, Little Pier! Mi sono avvicinato a un fiumicello, è uscito un pesciolino, bello, bello, tutto desolato, era attristato, mi ha raccontato che nel suo fiumicello non si può stare, è tutto sporcato, è tutto inquinato, per questo lui si è ammalato e la lavanda gastrica si è dovuto fare all'ospedale dei pesci. Posto non ce n'era, però nell'acqua c'era catrame, petrolio, benzina, sapone in quantità. Grazie a Pier Cortese, Little Pier. Lasciateci la fantasia, un viaggio che non finisce, che coinvolge grandi e piccoli. Grazie per essere arrivato ben qui, ma non te ne andare? No, io adesso devo intervistare Francesco, ma dobbiamo partire. Ma tu, io. Vediamo chi vince, tra pochissimo. Tra pochissimo. Di musica e
di uomini che ti sono piaciuti. Di due musicisti straordinari, Roberto Angelini, grazie. Grazie, Pier Cortese. Oltretutto Roberto è un nostro vicino di studi, per cui è stato proprio prelevato. Devo dirvi che avete creato, cioè, quello che forse si chiama magia. Dietro le quinte voi non li vedevate, ma c'erano tante persone che, oltre al silenzio di tutti, che riprendevano col telefonino questo momento, no? Per tenerselo, per fermarlo. E dentro uno studio televisivo non è che capitino spesso queste cose, per cui grazie. Grazie, grazie a voi. Di questo grazie viaggio davvero, tra... Grazie davvero a tutti. Questo viaggio che voi intraprendete da tanto, che è un viaggio secondo me attraverso proprio voi stessi, le sonorità, l'essenza di canzoni, questa è la Via con me di Paolo Conte, che poi diventano altro, no? Cioè diventano vostre. Pier lo sa spiegare benissimo, è una sua idea originariamente. Ma no, è chiaro che poi adesso senza rimbalzare con finte umiltà, ovviamente le idee devono essere poi riuscite, e per riuscire le idee devono essere condivise da persone che le fanno, che possono essere in grado di farlo, e l'amico Bob ovviamente è la migliore persona che potesse realizzare questo progetto con me in quanto luogo semplicemente di gioco e di evasione, perché questo poi in realtà è Discoverland, è un posto dove noi ci piace proprio rifugiarci e cercare di così di trovare i nostri esperimenti, ed è comunque sicuramente un grande privilegio che ci siamo permessi. Grazie, perché grazie tutto te, questo viaggio ha fatto tappa anche da noi, grazie. Grazie a Roberto Angelini, grazie. Grazie a Pier Cortese per essere stato con noi e per questo viaggio magico che ci avete regalato. E adesso scopriamo tutto, ma proprio tutto, insieme a Michele di Francesco Pannofino. Eccoli. E me è una soddisfazione. Adesso ti concio per le feste, adesso mi diverto proprio. Devo fare l'intervista a Francesco Pannofino. Allora, chiariamo subito la questione. Tu non sei di Roma, non sei nato a Roma, no. Anche se tu sei un po' rappresentante anche della romanità. Però... Diciamo che sto a Roma da tanti anni, 50 anni. Che sto, però genitori pugliesi, tu sei nato in Liguria. Sì, Liguria, Pieve di Teco, sì. Paesino dell'entroterra Ligure, provincia di Imperia, dove ho fatto l'asilo. Poi le elementari e le medie le ho fatte a Imperia, capoluogo di provincia, e poi finite le scuole medie, con tutta la famiglia siamo trasferiti a Roma. Ma questa tua voce così imponente... Cioè avevo già da neonato, dire. Da neonato? Io farei... Sono nato con questa voce. Questo ero io dal bagnetto. Bello l'acqua che copre proprio... Beh, c'ho 60 anni sta foto. Ah, e così abbiamo dichiarato pure l'età.
Questa è la serata del 60. No, 59, perché ecco, insomma, avevo un anno lì, credo. Ma forse no. Allora, dicevo, quando ti sei accorto che questa voce poteva essere un lavoro per te? Ma guarda, non è tanto la voce, ma il fatto di voler fare un lavoro, sai quando sei ragazzino, no? Vuoi fare un lavoro, volevo fare un lavoro diverso da quello che mi si prospettava, magari un lavoro di impiegato, d'ufficio, oppure lavorare in un'industria, mi veniva un po' l'orticaria a pensare dove fare il commercialista, con tutto il rispetto che ho per chi fa quel lavoro lì. È una cosa, io per esempio ho l'orticaria, se comincio a parlare di aliquote, di cose, eccetera. E allora, in quegli anni, già provarci quando sei giovane, mi capitò di lavorare in un ufficio che era il sindacato degli attori, allora si chiamava Società Attori Italiani, poi diventò sindacato proprio, e dovevo sostituire la segretaria che era incinta e doveva partorire. Però invece la ragazza, invece di stare 3 mesi per la maternità, è tornata dopo 1 anno e mezzo. E quindi io lì ho cominciato a frequentare il mondo dello spettacolo in qualche modo. E poi ci fu il boom del doppiaggio in quegli anni, perché arrivarono le TV private, no? Che prima non c'erano, alla fine degli anni 70, inizio 80, e arrivò una valanga di lavoro, no? I doppiatori da essere 200 sono diventati 2.000, 3.000. No? E in quella infornata capitai anch'io, facendo un primo mestiere tecnico, era l'assistente di doppiaggio, però facendo i turni come assistente ho imparato anche a doppiare. E poi hai doppiato di tutto, prima abbiamo sentito un pezzo da Forrest Gump, ma... Sì, ma l'ho fatto, prima sono partito Le battutine. Diciamolo che non è che uno nasce imparato, la gavetta è importante. Beh, diciamo che prima impari e meglio è. Ecco, cioè, però uno ruba molto con gli occhi, sì. Sta accanto a quelli bravi, cerca di rubare il mestiere. E poi la cosa più importante per fare l'attore è che devi essere portato. Ci vuole anche un carattere, insomma, comunque devi avere un'anima un po' esibizionista. Allora, se tu da bambino dicevi la poesia o raccontavi la barzelletta e venivi scelto per leggere a scuola o in chiesa, non so, allora vuol dire che ci sei portato, vuol dire che sei il prete ti sceglie per leggere in chiesa. Però adesso, da doppiatore che è riconosciuto fama internazionale, so che addirittura George Clooney un po' ti invidia la voce. No, se ci avessi la voce. No, me l'ha detto a me. Sì, anche a me. Anche a me mi ha detto, hai la voce più bella della mia, ma era ubriaco. Quindi non ecco. Però dico, hai doppiato, a chi hai dato voce? Qualche nome? George Clooney e Denzel Washington, sono quelli, diciamo, che ho fatto di più. Diciamo che ne segui anche un po' la crescita artistica, no? Ho cominciato a doppiarli che eravamo tutti più o meno poco meno di 30 anni e poi ancora sono 30 anni che li doppio, capito? Da un certo punto di vista diventi quasi come un amico, ma più un cugino, come se fossero i miei cugini. Cioè, perché li vedi crescere, preghi per loro, maturare, perché il Signore gli è presente. Che Dio li mantenga in salute, continuano a fare. E soprattutto, come ho detto a Giorgio al telefono, di non imparare l'italiano, almeno loro, di non impararlo, perché sennò mi tolgono il lavoro. Senti, ma quando tu stai dietro un microfono, cioè stai dietro un leggio davanti a un microfono, dico, un po' senti l'imbarazzo di non poter essere in prima linea? Tu fai tutti e due i mestieri, sei attore, un po', ma ti dispiace non stare su quel palcoscenico oppure ti dà soddisfazione? Beh, quello è il lavoro, io quando lavoro non sto a pensare, io ringrazio il cielo che sto lavorando, perché è una cosa, era bello lavorare... Ti dà la forza, è un buon esempio per i figli, per mio figlio, che è inutile fare ai ragazzi, è inutile fare gli romanzini, i sermoni, tanto non sento. L'importante è dare un buon esempio, credo, nella vita. E allora fare le cose con passione, no? Io sto lavorando. Poi naturalmente se mi chiedi se per un attore è più bello recitare solo con la voce o con tutto il fisico, con la faccia, è chiaro che è più completo anche con la faccia, ma per fortuna non mi manca e posso diversificare. Dai, anche con la faccia. Sto citando, dai.
te la giriamo. Questo è René Ferretti, un regista un po' fanfarone però, della serie Boris, che ti ha dato però... Quanti ne abbiamo conosciuti, il regista come René Ferretti? Anche peggio, diciamo. Eccolo qua. Questo. Eccolo qua, la serie Boris che ti ha dato un successo... No, grazie alla serie e agli autori che sono stati veramente bravissimi, intelligenti, che hanno fotografato una situazione lavorativa come quella di un set televisivo dove si gira una fiction, no? Ma è tutto quello che c'è dietro, che sono le meschinità umane, ma anche la nobiltà d'animo, come si lavora, l'accontentarsi, l'abitudine al brutto, i rapporti umani, la gerarchia che c'è. No, è tutto raccontato, infatti non ha successo solo nel mondo dello spettacolo, è in tutti gli ambienti dove c'è una gerarchia di lavoro. Vabbè, abbiamo fatto scoprire qual è il dietro le quinte. Esatto. Ecco. Vorrei ricordare gli autori che sono Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico, che sono veramente bravissimi, tre geni. Bravissimi autori. Chissà, un giorno forse riuscirò a lavorare con lui. Però adesso, un'ultima domanda te la devo fare. Noi abbiamo fatto insieme questa fiction, Nero Wolf, che è andata benissimo, ci siamo conosciuti, siamo stati bene sul set per tanto tempo. Però tu la giravamo in questi studi. Giravamo in questi studi, però tu c'hai un grande rapporto col teatro. Sì. Il teatro. Ecco, questa è una fotografia che ci facevamo una sera, io e lui, che eravamo in belli altici. Eravamo artisti. No, ma si vedeva anche dal rosso delle facce. Perché ci aveva accompagnato un buon rosso. Esatto, un buon rosso. Però anche questa è arte. Però dico, tu hai un bellissimo rapporto col teatro. Tu, io lo faccio ce sempre. La fanno sempre questa domanda, sì. Tra cinema, teatro. Io non ho mai avuto dubbi di dire il teatro tutta la vita. No, io non farei questa. È bello fare tutto. Sono mestieri apparentemente uguali dove devi sempre battute devi dire. Ma hanno una forma di comunicazione completamente diversa. A teatro, questa è una foto dei Cavalieri di Aristofane l'estate scorsa al Teatro Greco di Siracusa con la regia di Giampiero Solari. Questo era il monologo finale del salsicciaio che diventa primo ministro, una commedia scritta nel 2500 avanti Cristo, che è attuale. Sono attualissimi, attualissimi. Il teatro, io adoro il teatro, faccio tutti gli anni facendo anche tournée che tu sai che sono faticose, non tanto lo spettacolo è la cosa meno faticosa, no, è proprio la valigia, l'hotel, devi cambiare, il viaggio, in macchina, in treno, in aereo, insomma, però il teatro è bello perché hai... Ogni sera? C'è il responso immediato, quella. Non devi aspettare che esce il film, ecco, o che va in onda la fiction in televisione. Ce l'hai, sai subito se stai piacendo o no. E questa è un'emozione incredibile. Che poi ti dice, prima chiedevi, non ti stacchi a fare tutte le sere la stessa cosa. No, perché c'è una cosa fondamentale, cambia il pubblico. Quindi tu devi conquistare tutte le sere il pubblico. Vabbè, insomma, Francesco lo possiamo vedere in televisione, a teatro, qua con noi, dietro una voce di qualche attore famoso. Grazie di essere stato qui con noi, è stato veramente un bel regalo. Francesco Pandolfino! Grazie, grazie Michele, grazie. Grazie di cuore. Grazie, adesso aiutami a lanciare. Ho questi ragazzi bravissimi che ballano per noi in Mark Groove, anzi Groove, perché mi hanno detto non si dice Groove. Mark Groove stanno qui con noi e riballano per noi, solo per noi, perché questa è vita. Scriveteci, hashtag questa è vita. Fateci sapere se vi piace quello che facciamo. Mark Groove! Grazie.
Time Art Groove. Grazie ragazzi, grazie. E adesso insieme a voi vogliamo celebrare l'amore. Lo sapete, ci piace raccontare le storie d'amore perché c'è il coraggio di chi si è scelto. In questo caso la nostra coppia ha scelto anche gli altri, il mondo. E allora benvenuti e grazie davvero di essere insieme a noi, Isabella e Luca! Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per il mondo. Eccoli! Benvenuti! Ciao, ciao Isabella! Ciao, benvenuta! Ciao Luca, benvenuto! Grazie! Prego, vi potete accomodare e accolti così, da Cesare Cremonini che canta Buon Viaggio, perché la vostra storia d'amore è anche la storia di un viaggio che non finisce, perché veramente ha scelto il mondo. Intanto, come comincia questo viaggio? Dove vi siete incontrati? Come? Allora, praticamente io facevo un tecnico luce di una compagnia teatrale e siamo andati a Forlì a fare uno spettacolo al comitato, che poi magari racconteremo. E lì, praticamente, fra gli organizzatori c'era Isabella. E poi è un po' nata questa simpatia quel giorno. Quel giorno stesso? Quel giorno, se quello era febbraio di cinque anni fa. Poi dopo, magicamente, sempre lo stesso anno, a giugno, il comitato ci ha richiamato per un nuovo spettacolo, quindi ho detto, beh, allora qui un po' di interesse magari. C'era Isabella? Sì. Senti, intanto questo comitato, perché ricorre, che comitato è? Sì, si chiama Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. È l'associazione di cui faccio parte, sono socia, e è a Forlì da più di 55 anni. Praticamente è un grande negozio dell'usato, che è nato proprio così, come si chiamavano i cenciaioli di Forlì, e lo scopo era appunto cercare di combattere la fame nel mondo, quindi raccogliendo vestiti, mobili, qualunque cosa che le persone non volevano più, hanno aperto questo negozio dell'usato che piano piano è diventato grande e ora possiamo aiutare tantissimi, più di 50 paesi, più di 50 progetti ogni anno nel mondo in tantissimi paesi. Il comitato è così importante perché vi fa incontrare, sì, e poi tutto quello che ci stai raccontando che fa il comitato diventa anche un viaggio speciale, sì, della, sì, vostra, sì, storia. Però passiamo attraverso un momento, una notte di Natale. È quella del 2017? Sì, che ti sei inventato? Finisce la messa di Natale e sì. Luca? No, niente, cercavo un modo, no, ovviamente. Allora cosa ho fatto? Ho chiesto agli amici, approfittando della scusa del Natale, dando a loro delle lettere, dicendo di girare un video per fare un regalo a Isabella, no? Quindi di dire quello che pensavano, no? E niente, alla fine la somma di queste lettere che erano in questo video era la richiesta di matrimonio, quindi gli ho chiesto poi se mi voleva sposare. Quindi è partito il video, gli amici raccontavano cose di Isabella. Isabella piangeva. Che già piangeva Isabella. E poi arriva... Arriva il 2 settembre. Arriva la proposta. La proposta. No, in realtà l'avevo già capito subito quando un po' è partito il video, perché era già nell'aria. Ah, diciamo. Sì, questa cosa. Sì, senti, sì, hai detto, sì, subito sì, oppure come sei rimasta? Sì, mi sono messa a piangere, già piangevo dall'inizio. Se piangeva dall'inizio, se mi diceva di no. Non poteva. E qui vediamo le vostre foto del il giorno dei giorni, il giorno del matrimonio, che è il 2 settembre 2018, e dopo un po' si parte. Sì. E la vostra scelta è il, sì, mondo davvero, cioè, sì, il vostro viaggio di nozze? Noi abbiamo proprio fin da quel Natale, dopo fissata la data, si pensa ovviamente a viaggio di nozze, diciamo che è un'occasione importante, però noi cercavamo qualcosa che fosse l'inizio del nostro cammino come vita insieme, per quello che ci rappresenta, per quelli che sono i nostri valori. E allora subito abbiamo detto, perché non cogliere questa occasione e dedicare del tempo, che è quello che al di fuori del lavoro che serve, perché fortunatamente lavoriamo entrambi, quindi al di là del tempo lavorativo, il resto della giornata siamo solo noi a decidere come impegnare il nostro tempo. E quindi abbiamo dedicato questi famosi 100 giorni alla nostra associazione per andare a visitare nel luogo i progetti e quindi appunto in Africa. 100 giorni per girare l'Africa, vivere di incontri, di luoghi,
Isabella, e andare proprio un po' a vedere tutto quello, tutta la raccolta che durante il tempo si svolgeva, poi in che cosa si concretizzava? Sì, sì, sì. Sì, praticamente il comitato aiuta tante altre associazioni, missionari, e quindi siamo proprio andati a vedere in concreto, a conoscerli e a vedere se questi progetti funzionano, chi c'è dietro, comunque a scoprire, a conoscere tipo, ad esempio queste simpaticissime suore del Madagascar e a... oddio, non so più cosa dire. E a viverli, credo, no? Sì, direi, a vivere di questi incontri, di cui io vorrei ancora sentirvi raccontare, se non fosse che sta arrivando qualcuno in questo studio. Ma buonasera, Don Michele! Cari fratelli, siamo qui riuniti per celebrare la gioia di questi due giovani che oggi hanno deciso di donarsi l'un l'altro per tutta la vita. Per tutta la vita. Quante volte l'avete sentita sta frase? Chi è già sposato non ce ne fa più manco caso. Chi sta per sposarsi non ce vuole fare caso, perché altrimenti non lo farebbe. Oh, avete capito che è il matrimonio? Tutti i giorni della vita insieme. Questo è il matrimonio. Tutti i santi giorni della vita insieme. Ma se era una cosa buona, vi pare che noi preti non l'avremmo fatta? Se cerchiamo di evitarla, ci sarà un motivo, ci sarà un motivo. Ma partiamo dall'inizio, dal giorno in cui lei riesce a strappare a lui la fatidica frase: cara, tu mi vuoi sposare? Sì, strappare senza mezzi termini, perché voi pensate che a lui sarebbe mai passato per l'anticamera del cervello di fare una domanda così imbecille se non fosse stato lavorato ai fianchi per mesi e mesi da parte di lei, dei parenti di lei, degli amici già sposati, nell'ottica del malcomune mezzo gaudio? Allora, poveretto si fa coinvolgere, tutti insieme andiamo a scegliere il catering, tutti insieme andiamo a scegliere la chiesa, tutti insieme andiamo, tutti insieme che? Ma tutti insieme che? Se è lei che decide. Lei e la madre di lei. Ma il poveretto è completamente perso. Mette mani al portafoglio per acquistare l'anello di fidanzamento. L'anello di fidanzamento. 4.800 euro, pava in cambio una cravatta. Già questo che dovrebbe fare per gli occhietti, no? A me nessuno mi sta sentendo. Allora, perché non glielo dite voi che ci siete già passati? Diteglielo, no? Loro sono convinti che sia tutto rose e fiori. Loro stanotte dormiranno abbracciati. Ma nel giro di una settimana scopriranno che dormire abbracciati è la cosa più scomoda che possa esistere. A lui gli si addormenta il braccio. A lei gli pia il torcicollo, perché il braccio non è il cuscino. Il braccio non è il cuscino, questa è la metafora del matrimonio. Il primo mese di miele e il resto di fiele. E il resto di fiele. Diteglielo voi, che c'è, se loro sono convinti che il matrimonio sia tutta gioia, tutta bellezza, ditelo che invece è fatto di discussioni futili. Voi discutete su come si strizza il tubetto del dentifricio. Voi discutete sul verso da al rotolo della carta igienica, velina contro il muro o velina all'aria aperta. Voi discutete su quanto deve essere teso il lenzuolo di sotto, che ci si deve giocare a biliardo, sull'atteggiamento scontroso che lei ha notato nei suoi confronti da parte degli amici di lui, sulla noia mortale che lui prova con le chiacchiere delle amiche di lei, perché esci stasera, dove vai con quella gonna e il calcetto. Ecco, il vostro coniuge diventerà la persona che manderete a morire ammazzata più volte nella vostra vita. Più volte nella vostra vita. Eppure basterebbe il passaparola. Che facevo? Il passaparola, fatelo, vi mancano le parole, vi regalo un proverbio, ricordate, però ditelo in giro. Come dice il proverbio, il matrimonio è la prima causa di divorzio. È la prima causa di divorzio. Don Michele se ne va, ma secondo me tornerà prestissimo. Isabella Ragnoli.
Ranieri e Luca Sabotino. Vabbè, c'è stata questa così, questa intromissione di Don Michele. E, però grazie per essere stati con noi, per la vostra scelta tra gli incontri che avete fatto in questi 100 giorni di viaggio, viaggio di nozze, davvero per gli altri, verso gli altri. Forse ce n'è qualcuno che ancora oggi vivete, continuate. Sì, sì, noi adesso diciamo che questo speriamo che sia il primo dei tanti viaggi che potremo fare alla scoperta di questi progetti, appunto, perché è importantissimo. Abbiamo visto soprattutto quando siamo ritornati in Italia il raccontare proprio a tutti i vari soci, a tutti i volontari che ogni giorno si impegnano, no, per poi fare in modo che questi progetti si realizzino, la gioia nei loro occhi, no? Vedere persone che magari hanno 70-80 anni, che lavorano lì tutti i giorni, commuoversi perché hanno potuto toccare con mano i progetti, no? E quindi vedere anche le foto che abbiamo visto prima, no? Dei vari, dei bambini, delle famiglie, delle scuole, di tutti quelli che sono... Così è stata una cosa emozionante. Che continua a emozionare. Sì, sì, sì. Ancora adesso. Io vorrei ringraziarvi tantissimo per la vostra scelta e per essere stati con noi. Grazie Isabella, grazie Luca. È già tornato Michele La Ginestra? Ho incontrato Don Michele, che saluta tutti quanti, ha detto speriamo che qualche dritta ve l'abbia data. Io ho dismesso però i panni di Don Michele perché voglio fare un'introduzione solenne a una coppia. Sì, sembra il titolo di un film, la storia sembra un film, ma anche il titolo, no? Perché loro si chiamano Davide e Marta, però noi li abbiamo intitolati La bella storia dei coniugi Brum. E i coniugi Brum sono qui con noi! Elisabetta! Ma che fai questi scherzi? Ma che scherzi? Scherzi da prete, no? Scusa, questo ce l'hai proprio provocato, no, tu! No, allora, Elisabetta, guarda oltretutto come va in giro con la maglietta con lei e Michele! Ma che scherzo è? Ma dai! No, ma come? Me lo sapevo! Me lo sapevo! Prego, prego! Bella, cioè, a me sembra il coniugino! Sei sorpreso? Sì, mi sa che tu ti devi mettere anche da quella parte, lo sai? Mi sa che ti devi mettere lì, non qui. Ma io sono tutta l'intervista alla mamma e ti ho preso in giro. Non ma poteva essere vera una storia così? Se solo tu ci potevi credere. Oltretutto, i coniugi Brum. Scusa Elisabetta, visto che lui conosce benissimo le lingue, gli dici che significa Brum in inglese? Ginestra. Ma davvero? Significa ginestra. L'ho capito subito io. Quando cioè, l'hanno chiamato? Noi degli elementi abbiamo provato a darteli. Ma guarda che è una cosa paurosa. Comunque io c'ho un'intervista a dei coniugi fatiosi e io dicevo vabbè 25 anni a stare insieme, pure io con mia moglie stiamo 25 anni insieme. Non è proprio una cosa di quelle che da raccontare in televisione. Scusate se non dobbiamo raccontare queste cose in televisione, ma che raccontiamo? 25 anni di vita insieme, più quanti? 3 di fidanzato. Ma mi diceva 26. Sempre il motorino doveva andare per continuare. Allora, questo... Siamo supereroi. Siamo dei supereroi perché 25 più 3 di fidanzamento. Ma cioè, non si riprende più. Sono rimasto, ma che se fanno così? Che scherzi. Allora, sono? Elisabetta lo conosce da... Da 27. Noi siamo conosciuti, ci siamo messi insieme, così che stiamo aspettando che passa la carrozza. Come vi siete conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Ma chi io sono intervistato? Sei tu, anzi, sei tu qua. Anzi, scusate, dammi la cartellina, va. Ma sei rivoluzionato del mondo, vabbè che vabbè. Comunque scusate, io lo conosco da una ventina d'anni, ma io così non l'ho mai visto, Michele. Ma perché mi avete fatto uno scherzo? Con questi occhi che brilluccicano così. No, vabbè, perché sto vicino al sogno della mia vita che si è realizzato. Io sono l'uomo più felice del mondo. Dopo, prima mi fate delle cose sul matrimonio. Io sono l'ispiratrice del pezzo che avete appena sentito. Allora, noi abbiamo un amico in comune che è Pierpaolo, che era il mio compagno, che dice guarda, devo presentare sta ragazza, secondo me è giustissima per te. Di solito quando ti dicono queste cose non va mai bene. Sì. Però mi ha presentato sta ragazza e me l'ha fatta andare a prendere, cioè un appuntamento proprio al buio. Io ho citofonato e è scesa una bionda con un cappotto verde inguardabile, che era
e ho detto mamma mia che cappotto. Era di uno stilista emergente, era bellissimo. Era quello era che molto verde in Robin effetti. Hood, molto verde. Peter Pan, se vestivano tutti da questo qua che faceva tutte cose verdi. Comunque, l'incontro parte da questo cappotto verde. Vi piacete subito? No. 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 No, anche perché lui ha sempre, insomma, espresso le proprie preferenze per le more. Quindi io ero proprio tagliata fuori, a prescindere. Ma che è? Ma come... ci ho provato pure con lei. No, no, non si può dire. È veramente stupido tuo marito, eh? Sentite, però, dopo il cappotto verde... La sera poi siamo rimasti, invece ci siamo un po' più piaciuti durante la serata, e siamo rimasti a chiacchierare fino alle 3 di notte. Poi siamo riusciti un'altra volta, siamo... Questo è il giorno del matrimonio, guarda quanto eravamo. Le prove, ragazzini, annaggia la paletta. E poi dopo che è successo? Ha detto quando ci vogliamo vedere? Lei ha detto quando vuoi. E io ho capito di che è fatta, è andata. Ecco, io è questa andata. Parte non me la ricordo. Lui continua a raccontarla è sciocca, così. È sciocca, così è sciocca. Cioè, poi, dice, quando vuoi da sola. Però, da la, solo. La seconda quando sera vuoi, no. Siamo usciti, l'ho portato in un locale bellissimo, tutto rosa. E là è i caduto. Colori sono un po' però la vostra cifra. Sì, la cosa è verde e rosa. Era tanto rosa? Era troppo rosa, cioè era tutto rosa. Non lo conoscevo quel locale. Perché l'hai però, portata perché un po' svolta? Ma consigliava un altro amico mio. Non ci tenevo. È rimasto single a lui perché sbagliava i locali. Però questo rosa comunque ti coinvolge, Elisabetta. Sì. Cioè a quel punto tu capisci che è lui. Sì. C'era il lago. C'era il lago. Ci avevo messo tutto, capito? La luna, il ponentino, le stelle, la musica di sottofondo, facevo io. No. E ha ceduto. Cioè, noi la seconda volta siamo usciti, poi chi se mi avessero detto guarda, mo te baci questa per tutta la vita, E è andata così. Per tutta, per tutta la vita. Per tutta la vita. Per tutta la vita, no? Una vita bella, piena. Perché io direi, no? Come si fa? Cioè, come si fa a stare insieme tutti i giorni per tutta, per la, tutta vita, la vita? Per 27, non lo so, quasi 28 se anni. Esista una ricetta, insomma. Per noi è stato un progetto di vita in comune, le cose importanti. Molta sopportazione. La voglia di costruire una famiglia. Sì, certo. Siete stati fortunati o bravi? Siamo stati bravi perché ci siamo impegnati, poi anche fortunati, senz'altro. Perché vi siete comunque incontrati. Certo, certo, sì. Ma io penso che, questo l'ho sempre detto, che un po' quando decidi di vivere insieme, ma lo decidi per tutta la vita, un po' ti devi pure un po' affidare a qualcun altro, nel senso che poi se tu c'hai una cosa, un oggetto prezioso, di solito fai papà, mo tieni te che se no mi si rompe, ecco, presso a poco è questo quello che accade, la scelta di aver fatto pure questa scelta che vada un po' oltre la quotidianità, no? Perché sennò davvero stiamo a discutere come si strizza il tubetto del dentifricio. Invece noi discutiamo molto di sulle piccole cose. Però non litigate, perché quante, lui diceva che in 27 anni quante litigate si contano? No, beh, litigate che vuol dire? Cioè, quelle proprio... confrontiamo, discutiamo. No, proprio le litigatone. Le litigatone, proprio così. 4-5 no, in 27-28 anni? Sì, sì, molto poche. Vabbè, siamo persone civili, non è che anche quando si roba è brutta, allora vista come si trasforma, hai capito? Che diventa verde, dammi questo fatto che diventi verde come il cappotto della prima volta. Sentite, non so come diventerete di questo, di quale colore diventerete guardando qualcun altro, perché poi questa famiglia si è allargata chiaramente e è arrivato qualcuno. Sono arrivati, sì, sono due figli. Sì. Grazie che ci avete lasciato casa libera. Finalmente soli. Promettiamo che non litighiamo, Sì, promesso. Infatti, però metti il telefono un po' più dritto. No, ma le storie si devono fare. Metti il telefono dritto. No, si devono fare il video per papà e mamma. Si metti il telefono dritto, almeno facciamolo bene per un... Eccoli qua, Alessandro e Luca. È simpatico pure loro. Pure loro, è una famiglia di simpatici. Ma questa cifra però, no? Anche la giocosità, la leggerezza e secondo me la complicità, cioè il continuare a ridere delle battute dell'altro, secondo me è uno degli indicatori del fatto, no? Che sì, si sia... c'è questa complicità, non è mai, insomma, mancata. Sei soft però, dilla con più grinta, che questa cosa sembra che sta mancando. Scusa, fateci dire che Elisabetta non è mai andata in trasmissione. È una grande prova di coraggio, di amore, non so.
No, la colpa è la sua, perché mi sono lasciata proprio convincere, ma mi sono pentita. No, non sei pentita? No, 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 dico immediatamente dopo. Dopo sì. Dopo aver detto sì e tutto era pronto, eccetera. Ma perché lei fa l'avvocato? Che ne sa di queste cose qua? Lei una saggia in famiglia ci voleva, no? Perché tu sei pronta a fare l'avvocato, ma anzi, sei... a proposito, se vi sei avvocato, insomma, lei... Ma ragazzi, la televisione serve pure a questo, no? Ti sei pentita adesso? No. Allora noi vogliamo dire grazie a Elisabetta e a Michele per il loro amore che dura da tutto questo tempo ed è pieno di gioia, giocosità, leggerezza. Ci perdonate per questo scherzo. Ma va bene, i coniugi Brum! Eccoli signori e signori! Everybody needs somebody! E noi abbiamo bisogno di voi e di stare così. Elisabetta, mi vuoi ancora bene? Sì, sì, ho deciso di sì. Noi ci vediamo per bene il prossimo, allora. Ma la faccia quando l'hai vista? A mercoledì!